Ciao amiche di Filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi vi propongo il tutorial per realizzare la cuffietta che sto indossando io. È una cuffietta da chirurgo ed è un progetto facilissimo da fare ed è una fantastica idea regalo per chi vuole fare un pensierino ad un medico, ad un infermiere, ad un veterinario, ad un dentista, a chi lavora nel mondo, diciamo, chi ha bisogno di lavorare con questo tipo di cuffie. È un modello unisex, quindi va bene sia da uomo che da donna e la possiamo realizzare con dei tessuti, diciamo così, con delle fantasie particolari, anche spiritose, e quindi sdrammatizzare un po' anche il ruolo dei medici e di chi, diciamo, fa delle professioni molto molto delicate. Bene, vi faccio vedere in dettaglio come è fatta questa cuffietta e poi vi faccio vedere passo passo come si realizza. Ecco qui la cuffietta. Ho utilizzato due tessuti diversi ed abbinati. All'interno vedete è perfettamente rifinita e qui nella parte posteriore ci sono i laccetti in modo tale da poter adattare alla dimensione della testa, la cuffia stessa. È abbastanza grande anche per chi ha dei capelli lunghi, quindi li può mettere all'interno tranquillamente. Eccola qui. Questo tipo di chiusura si può tranquillamente sostituire con questa e vi farò poi vedere come si fa. Nella casella delle informazioni potete stampare le istruzioni che contengono anche il cartamodello della parte alta della cuffia. Nelle istruzioni sono contenute le dimensioni della fascia laterale, che io farò con questo tessuto qui, e con il cartamodello invece si realizzerà la parte alta della cuffia. Vi faccio vedere, il cartamodello contiene già i margini di cucitura, quindi dobbiamo semplicemente ritagliare tutto attorno e poi sovrapporre ad un tessuto che vogliamo mettere nella parte alta, tracciare il contorno e ritagliare. E come vedete avrà sostanzialmente le stesse dimensioni. Fatta questa semplice operazione, si procede con la realizzazione della cuffia. Nel tutorial di oggi vi farò vedere come applicare le fasce per la chiusura o come applicare eventualmente, per chi lo preferisce, questo elastico e dovete in tal caso mettere anche questo piccolo gancetto che ferma l'elastico. Quindi con la stessa cuffia potete fare due tipi di chiusura, ma vediamo subito come si fa. Queste sono le fasce per la chiusura. Chi vuole utilizzare queste fasce vi faccio vedere subito come si preparano. Allora, si deve chiudere il lato corto per circa mezzo centimetro e con il ferro da stiro la stirate per bene. A questo punto ripiegate perfettamente a metà, facendo combaciare quindi questo lato qui. E quindi ripieghiamo verso questa piega che abbiamo fatto, sia su questo lato che su questo, in questo modo, e studiamo tutta la lunghezza. Ecco qui. Ed ora richiudo di nuovo in questa maniera. Vedete? Rimane perfetto. Tiro così. A questo punto fisso con gli spilli e alla macchina da cucire faccio una cucitura per chiudere il tutto. Inizio la cucitura sulla parte che non è rifinita. Le due fascette realizzate. Sono partita dal lato che rimane non rifinito. Ho fatto punto avanti e indietro, un punto dritto molto vicino al bordo e poi quando sono arrivata qui in fondo, ago in basso, ho girato la cucitura ed ho fatto quest'ultimo tratto ed ho rifermato il punto. Adesso preparo la fascia laterale. Nel mio caso il disegno presenta una parte alta ed una parte bassa.
La prima cosa da fare però è rifinire il laterale e la parte alta e ovviamente quest'altro laterale con un punto a zigzag, oppure per chi ha la macchina tagli e cuci, rifinire questi lati con la macchina tagli e cuci. Lasciamo invece la parte bassa senza rifinire. Tre lati con il punto a zig zag che abbiamo fatto alla macchina da cucire per rifinire, è necessario ripiegare questo lato in basso di 3 centimetri. Come si fa? Si mette sul rovescio e utilizzando il metro misuriamo i nostri 3 centimetri. Così, così. Misurato questo, procediamo con la stiratura. Mi raccomando, stirare in questo momento è fondamentale. Dopo aver stirato per bene, ripieghiamo il tessuto dritto su dritto, così. Lo faccio coincidere, lo tengo fermo con qualche spillo. E vado a misurare dalla parte alta 8 centimetri e lo marco. Ora alla macchina da cucire effettuo una cucitura con il punto dritto fino a questo punto qui. Ovviamente fermerò il punto avanti e indietro. Allora, ecco qui la cucitura che io ho effettuato con un punto dritto di lunghezza media, fermando il punto all'inizio e alla fine. Ora questa parte dovrà essere sistemata. In che modo? Apriamola per bene, apriamo queste cuciture in questo modo, metto questo spillo per tenerle aperte ovviamente e apriamo così. Quindi faccio una cucitura da questo punto con il punto dritto fino alla parte alta, in questo modo così rimarrà aperta e da qui anche fino alla parte alta. E poi qui dove termina l'apertura, vedete, farò due o tre passaggi con il punto dritto proprio per tenere per irrobustire, diciamo, questa parte qui che tenderà ad aprirsi con l'utilizzo. Ecco qui le cuciture che vi dicevo, questi lembi rimangono ben appiattiti e qui sono passata più volte. Allora, ora su questa fascia io vado ad individuare i punti, diciamo, opposto a questo, quindi la ripiego in questa maniera e vado a segnare su questo punto qua, vado a segnare questo estremo, ok? E poi faccio coincidere questo con questo e vado a marcare questo punto. E questo qui. Dopo aver preparato questa fascia qui, io vado a preparare la parte che andrà in alto, in particolare rifinendola con un punto a zig zag su tutto il contorno, tutto il punto passato tutto attorno per rifinire. Ora con il cartamodello, mettiamo questo sul retro, andiamo a sovrapporlo di nuovo. Perché? Perché sul cartamodello trovate questi quattro punti segnati ed inoltre c'è scritto qui basso. Quindi riposizionate il cartamodello in questo modo e andate a marcare questi quattro punti. Lo potete fare tranquillamente con la matita, eh? L'importante è che li fate coincidere. E qui in alto.
Ricordatevi che questa sarà la parte bassa, quindi fate un'altra marca per ricordarvi che è la parte bassa. Ora attacchiamo la parte alta della cuffia alla parte laterale. In che modo? Qui dove abbiamo messo la marca che era in basso, lo facciamo coincidere con la parte che abbiamo cucita, cioè che abbiamo cucito, cioè con questa parte qui. Lo andiamo a far combaciare qua. Vediamo dove sta, eccola qua. Ed in particolare metterò dritto su dritto, così, e faccio coincidere. Non so se è stato chiaro, questa è la parte bassa che va a coincidere con questa cucitura qui. Poi la parte subito opposta dove c'è la marca dovrà coincidere con questa parte qui opposta. E poi due laterali, quindi questo punto qua e questo punto qua. Fate con cura, fateli proprio combaciare così bene e dopo aver sistemato questi quattro punti, sistemiamo i quattro settori. Ovviamente accompagnando il tessuto per bene sul bordo e mettendo gli spilli, eventualmente distribuendo un po', ma sono proprio pochissimi, degli aggiustamenti piccolissimi eventuali. Ecco qua. Quindi sistemate e mettete lo spillo. E spillo, mettetene insomma anche qualcun altro eventualmente. Il più preciso dovete essere il più preciso possibile. Come ho fatto così, faccio anche su questi altri. Quindi sistemo tutta la parte alta con gli spilli. Qui io ho sistemato gli spilli tutto attorno. Mi raccomando, fate questa operazione con cura. Fate combaciare per bene i lati. A questo punto, alla macchina da cucire, facciamo una cucitura tutto attorno con un punto dritto. Ecco qui la cucitura. Mi raccomando, muovetevi a bordo piedino e fatela, diciamo, questa cucitura fatela con molta cura. Tolgo questi spilli, tolgo anche qualche filo che è rimasto, come questi fili qua che sporgono, ovviamente li togliete tutti quanti, eh. Ecco qui già la cuffietta prende un pochino forma. Ora, sempre alla macchina da cucire, vedete, io ho lasciato gli spilli qui in basso. Se li avete tolti, mi raccomando, rimetteteli ed effettuate una cucitura qui verso il bordo più basso, verso il basso. Qui, su questa linea qui, tutto attorno, a pochi millimetri dal bordo. Ecco qui la cucitura che io ho fatto e questo è sul dritto. Vedete, molto molto vicino al bordo. Bisogna adesso applicare la chiusura, che possiamo fare con queste striscioline che abbiamo preparato prima, oppure con questo elastico e questa chiusura. Vi faccio vedere subito come si applica. La prima cosa da fare è prendere da questa apertura 16 centimetri e marcarlo. Io lo faccio con una penna cancellabile, ma lo potete fare tranquillamente anche con una matita, dovete fare giusto un puntino, e anche di qua fate la stessa cosa, 16 centimetri. Da posizionare questa strisciolina posizionandola il più possibile verso il basso e ad arrivare oltre questi 16 centimetri. Quindi apro questo, lo metto all'interno, faccio superare tipo di 1 centimetro questa marca che ho fatto. Spingo, vedete, questa verso il basso così. E adesso, dopo
richiudo questo bordino qui per circa un centimetro, ma anche meno, in modo tale da non intercettare la nostra strisciolina. Ecco, lo richiudo un pochino e vado sistematelo così. Ok, assicuratevi di non prendere, di non intercettare questo. Perché? Perché adesso faremo una cucitura con il punto dritto in questa maniera qui, in modo da fermare la striscia, e poi qui da chiudere questa apertura. Mi raccomando, la cucitura fatela molto vicino al bordo in modo tale da non perdere la strisciolina. Quindi la strisciolina mettete anche qualche spillo per tenerla in basso, eh? Perché questo si dovrà muovere all'interno di questo canaletto. Ovviamente faccio la stessa operazione anche su quest'altro lato. Se invece vogliamo mettere quest'elastico, si procede allo stesso modo, cioè si inserisce fino a 16 centimetri oltre all'interno. Ah, prima di inserirlo apriamo il gancetto, lo facciamo passare così. Questo poi servirà per tirare il nostro elastico. Ok, facciamo questa operazione e poi lo andiamo ad inserire qui all'interno utilizzando gli stessi criteri che abbiamo visto per questo, cioè oltre questo punto, poi cuciamo e facciamo la stessa operazione. Ok, io metterò semplicemente le striscioline. Allora, io ho attaccato tutte e due le striscioline allo stesso modo. Mi raccomando, fate anche due passate qui in fondo e qui. Ora dobbiamo sostanzialmente rifinire tutta questa parte che va da una strisciolina all'altra, cioè questa parte qui dietro è rimasta, vedete, aperta. Quindi andrà semplicemente richiusa in questo modo verso l'interno. Fissate prima con gli spilli, tutto questo tratto, e poi continuate questo punto qui con il punto dritto fino ad arrivare su quest'altro punto qui, e quindi chiusa tutto attorno. La cuffietta è pronta. Bene, la cuffietta è pronta. Io ne devo preparare molte altre, quindi mi rimetto subito al lavoro. Se quest'idea vi è piaciuta, amiche, mi raccomando, lasciate un like, condividete questo video ed iscrivetevi al canale. Io vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial.